Presidente, si chiude un percorso che è durato nel tempo con una legislazione che è stata finalmente favorevole. I precari di Ravanusa potranno adesso avere più serenità, quindi stabilità, un contratto. Arriviamo al termine di un percorso che negli anni non è stato privo di ostacoli. Con molta responsabilità sia le amministrazioni e devo dire i consigli comunali che si sono succedute hanno dato la possibilità ai nostri lavoratori precari di sperare nell'intervento di una legislazione favorevole che gli consentisse di uscire da questo status giuridico che li ha penalizzati nel tempo sia sotto l'aspetto previdenziale sia sotto l'aspetto di natura economica. Oggi finalmente, grazie a un quadro normativo chiaro, il Comune di Ravanusa, guidato dall'amministrazione di Carmelo D'Angelo, fa suo il tesoro che ha ereditato nel tempo e dà la possibilità finalmente a questi lavoratori di poter sorridere o quantomeno di sapere qual è la loro condizione giuridico-economica all'interno del Comune di Ravanusa. Siamo contenti, sono contento per loro, in qualità di Presidente del Consiglio, ma io credo tutta la comunità di Ravanusa, che il Consiglio Comunale rappresenta, è contento di questa situazione. Noi ci auguriamo che negli anni successivi si possa definire meglio il ruolo che hanno all'interno della pubblica amministrazione con l'impegno che ad onor del vero ciascuno ha profuso in questi anni. Domani ci sarà quindi la firma dei contratti, un momento simbolico ma anche un momento di festa. È chiaro, il sindaco ha voluto che questo momento non fosse un momento che riguarda il singolo lavoratore, ma giustamente è un momento che riguarda l'intera comunità di Ravanusa. So che per domani si stanno organizzando, so che per domani ci sarà la giusta pubblicità ad un contratto che non riguarda uno o due lavoratori, ma tanti lavoratori del comune di Ravanusa. Ecco, adesso è possibile pensare un po' anche alla riduzione della pressione fiscale? Certo, è possibile perché negli anni, come ho anticipato in questo intervento, ci sono state delle misure correttive da parte del Consiglio Comunale per cercare di sopperire ad una legislazione che non consentiva ai lavoratori di poter continuare se non ci fosse stato il contributo economico da parte del Comune di Ravanusa. Con l'attuale quadro normativo penso che una riduzione è possibile farla. Io così ricordo che nella consiliatura precedente un primo intervento economico che il Consiglio fu chiamato a fare fu quello di aumentare l'addizionale IRPEF per i pensionati e i lavoratori dipendenti del Comune di Ravanusa. Credo che siamo nelle condizioni, dopo la firma di questo contratto, di poter in qualche maniera intervenire su questa misura per mandare un segnale positivo anche alla nostra comunità che in questi anni con molta responsabilità ha contribuito anche al successo che domani finalmente si avrà sotto il profilo della stabilizzazione di questi lavoratori.